Ciao, allora oggi parliamo dello switch 3DPT che serve nei pedalini per fare il bypass, true bypass. True bypass vuol dire che quando l'effetto è spento, cioè quando l'effetto è spento, l'input del pedale viene connesso proprio fisicamente con l'output, cioè il circuito è totalmente escluso dal segnale della chitarra o del basso. Questo è uno dei modi per bypassare un segnale, ce ne sono altri con buffer o con relay. Dunque, il più semplice è usare uno switch a pedale come questo, con 9 contatti. Allora, il funzionamento è meccanico, cioè molto semplice. Dentro c'è una specie di bilanciere che viene quando schiacciamo, connette alternativamente il centrale cioè la fila centrale con quello di sinistra e rischiacciando sempre il centrale con quello di destra. Quindi questi due verranno connessi. Quando questi due sono connessi questo e questo. Quando questo e questo sono connessi, saranno connessi questo e questo. Ora, il collegamento dentro un pedalino questo è il mio disegnino visto da sopra. Ci sono vari modi che cambiano di poco. Io di solito faccio così. Partiamo sempre dal presupposto che lo switch con i contatti in orizzontale, cioè non mai così, ma così, perché queste colonne qui a fianco sono sempre isolate tra di loro. Quindi io faccio sempre così. Questo pin qua è l'input della chitarra, ci collego l'input del pedale. Questo qua ci collego l'uscita del pedale. Qua ci collego l'input del circuito e qua l'output. Di modo che quando il pedale è attivato connetto queste due righe di contatti qua e quindi la chitarra entra nel pedale e si connette all'input del circuito, esce dal circuito e si connette all'output del pedale. Tutto bene quando il pedale è attivato. Quando il pedale è disattivato, l'input sarà connesso con questo pin qua e l'output con questo pin qua. E quindi ho bisogno di un bypass, semplicemente un collegamento tra questi due pin qua no, il segnale si interrompe. La colonna centrale io la utilizzo per comandare il LED del pedale. Come faccio? Allora, a questo pin qua, a
questo pin qua collego una terra, una massa. A questo pin qua collego il lato negativo del LED, cioè la gambetta più corta. La gambetta più lunga del LED la collego poi a una resistenza che va all'alimentazione in serie, di modo che quando il pedale è attivo metto a terra il lato negativo del LED e il LED si accende. Rimane questo pin qua che quando il pedale è acceso collega il LED, quando il pedale è spento collega questi due pin qua, quindi questo pin qua andrà a terra, metto un bypass tra l'input del circuito e la terra, di modo che quando il pedale è spento l'input del circuito sta a terra e non succede niente. È molto semplice. Ci sono altri modi, potrei, cioè le colonne, potrei mettere la colonna del LED di qua, ma è lo stesso, non cambia niente. E questo è tutto. Ciao.